RDE Presa Diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Sulla variante Omicron, a sostenere che la natura non giustifica affatto le misure introdotte dal governo perché siamo di fronte a un palese indebolimento del virus, sono fior fior di esperti. Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, sottolinea: l'aumento dei contagi Covid dell'ultima settimana si accompagna ad un significativo cambiamento delle caratteristiche della malattia, con un incremento della quota di persone con sintomi lievi o assenti che ormai ha raggiunto il 75%. E quanto si legge in un post sull'account Facebook di Vaia, ripreso da ADN Kronos, è una conferma della ridotta aggressività della variante Omicron, che era stato segnalato in seguito ai primi contatti con i colleghi sudafricani e rapporti provenienti dai paesi europei. Insomma, gli esperti lo avevano segnalato fin da subito, anche grazie all'evidenza scientifica e ai dati, ma il governo se n'è letteralmente fregato e ha utilizzato la scusa della Omicron per procedere con la proroga dello stato d'emergenza e introdurre altre restrizioni, e continua a fregarsene dei dati. Spiega ancora Vaia: aumentano le armi a nostra disposizione, il Covid-19 assume sempre di più le caratteristiche di una malattia stagionale, c'è necessità di semplificazione di accessi e procedure, bisogna investire sempre più nelle cure domiciliari, si legge all'inizio del post. La ridotta aggressività di Omicron, prosegue il post a firma del Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 Spallanzani, è anche un'ulteriore prova di come la campagna vaccinale rafforzata dai progressi nella somministrazione della terza dose contribuisca a rendere Covid una malattia meno pericolosa. Da una sorveglianza effettuata presso tutti i nuovi pazienti ricoverati nei reparti o assistiti presso l'ambulatorio ospedaliero monoclonali dello Spallanzani negli ultimi 10 giorni, la prevalenza di Omicron è risultata pari al 14% nei ricoverati e al 60% in quelli non ospedalizzati dell'ambulatorio monoclonali, si sottolinea. Questo dato appare un'ulteriore conferma del fatto che Omicron, come già visto in Sudafrica e Gran Bretagna, sembra associato a manifestazioni di malattie più lievi. Ci sono mass media totalmente asserviti al governo che continuano a incensare Mario Draghi e difendere le scelte del suo esecutivo, sostenendo che gli italiani siano tutti dalla parte del loro premier. E poi c'è un paese vero, reale, fatto di persone in carne e ossa, che invece ha più volte alzato la testa e la voce in queste settimane, nonostante gli innumerevoli tentativi di censura da parte del mondo della politica. Gente scesa in piazza in tutta Italia prima di una serie di decreti che hanno impedito loro persino di protestare, che ora ha trovato un nuovo modo per esprimere il proprio dissenso. L'iniziativa lanciata su Facebook dal giornalista influencer Roby Giusti è semplice, deluso dalle recenti scelte della Lega, che come tutte le formazioni che sostengono il governo ha piegato il capo e dato via libera all'approvazione di norme che calpestano i diritti degli italiani, ha deciso di distruggere la tessera del partito, filmando in video la sequenza, una scelta che ha riscosso subito il plauso del web, dando il via libera a una vera e propria moda. Ed ancora parliamo ancora di vaccini, mentre gli scienziati di tutto il mondo iniziano a lanciare messaggi chiari, invitando alla calma circa l'eventualità di una quarta dose. Le aziende farmaceutiche rilanciano, forse preoccupate di perdere la chance per un nuovo business milionario. E così, se da un lato Israele, il primo paese che si era detto pronto ad avviare un nuovo giro di somministrazioni, ha di colpo tirato il freno, il CEO di Moderna, Bansal, ha subito sottolineato quanto fondamentale sia procedere nel futuro prossimo con l'ennesima inoculazione. Come riportato dalla CNBC, Bansal ha spiegato nelle scorse ore come l'efficacia del cosiddetto booster, quello attualmente chiamato in Italia terza dose,
andrà a diminuire nel tempo, esattamente come è accaduto per i vaccini, rendendo quindi necessaria una quarta somministrazione per rialzare le protezioni, visto che, come dimostrano dalla variante Omicron, possono sempre saltare fuori mutazioni del virus più aggressive delle precedenti. È probabile, secondo Bunzel, che chi ha ricevuto in queste settimane la terza dose sarà sufficientemente protetto da poter superare l'inverno senza grosse preoccupazioni. Sempre secondo il CEO di Moderna, diversi governi si sono già mossi per ordinare ulteriori dosi di vaccino, consapevoli della necessità di una nuova somministrazione. Tra queste, per esempio, c'è la Corea del Sud. Infine, stando alle previsioni di Bunzel, è possibile che le persone più anziane o con problemi di salute abbiano bisogno di un booster con cadenza fissa negli anni a venire. Un giro d'affari senza fine, insomma, quello del vaccino, con le case farmaceutiche che sembrano non voler mollare l'osso, scavalcando gli scienziati più prudenti e invitando tutti ad altre somministrazioni dopo aver messo da parte dubbi e perplessità. Cambiamo argomento. Almeno 20 persone sono rimaste intrappolate dopo una esplosione nella mensa di un edificio che ospita uffici governativi nella città cinese di Chongqing, nel sud-ovest del paese, nel distretto di Wulong. L'esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, provocando vari crolli all'interno del palazzo e si sospetta sia stata causata da una fuga di gas. La Corea del Nord salta le imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022, ma accusa i tentativi degli Stati Uniti di impedire l'apertura con successo dei giochi invernali. Pyongyang, in una nota della KCNA, ha riferito che la diffusione del Covid-19 è alla base della scelta, ripresentando le motivazioni che spinsero il paese a evitare i giochi estivi di Tokyo. Il Ministero kazako degli Interni ha comunicato oggi che 26 criminali sono stati uccisi e 18 feriti in giorni di disordini. Nel comunicato si specifica che tutte le regioni del Kazakistan sono state liberate e poste sotto maggiore protezione, con 70 checkpoint installati nel paese. Dagli interni, un giovane italiano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver colpito con delle coltellate alla gola i due genitori nell'Interland milanese, nella loro casa di opera. La coppia è ora ricoverata in pericolo di vita. Il ragazzo, che avrebbe problemi psichiatrici, è stato bloccato a San Donato milanese dopo un inseguimento ed è piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo. Dell'episodio è stato informato per gli atti urgenti il PM di turno di Milano, Paolo Filippini. Il cadavere di un senza tetto è stato scoperto dai carabinieri in un edificio abbandonato di via San Marco a Trieste. Il corpo, che era disteso su un letto di fortuna in una situazione di degrado, con tutto intorno centinaia di bottiglie di vetro, non è stato identificato. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio, ma la notizia si è diffusa soltanto oggi. Le borse europee proseguono deboli dopo l'inflazione annuale nell'eurozona, che toccherà quota 5% nel dicembre 2021, in aumento del 4,9% di novembre. I mercati restano in attesa di dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che incideranno sulle prossime mosse della Fed sulla politica monetaria. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,3%, inflessione Parigi meno 0,1%, Francoforte meno 0,3%, Madrid meno 0,5%, piatta Londra più 0,02%. Sul fronte valutario, l'euro sul dollaro sale dello 0,16% a 1,1314 a Londra. Sull'andamento dei mercati pesano le compagnie aeree, il turismo, la moda e le utility. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Appuntamento a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Massimo campionato di calcio mutilato dal Covid. Il girone di ritorno della Serie A infatti è cominciato nel peggiore dei modi. 4 partite del 20° turno, previsto nella giornata dell'Epifania, non si sono disputate a causa della positività di tanti calciatori. Non sono andate in scena Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter.
E finisce 1-1 il posticipo di Serie A tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium. Dopo i dubbi degli ultimi giorni sulla disputabilità della partita, il Napoli è sceso in campo trovando il vantaggio al 23esimo con Mertens dopo un quarto d'ora di furia bianconera. La Juventus è riuscita a raddrizzare il match solo a inizio ripresa con Chiesa al 54esimo, restando a meno 5 in classifica dagli azzurri. Nel complesso soddisfatto l'allenatore bianconero Allegri, ma ha detto frettolosi e indecisi negli ultimi 20 metri. Sentiamolo. Bisogna trovare un equilibrio. Noi passiamo da giocare a 100 a giocare a 20. Invece bisogna essere capaci di giocare a 20, poi andare a 100, ritornare a 50. E questo soprattutto dopo il pareggio, perché comunque dopo il pareggio loro erano un po' in crisi e quindi potevamo metterli più vicino all'area, con più palleggio, e invece siamo scappati un po' troppo, avevamo troppa fretta nell'andare a fare gol. Quindi ci vuole un pochino di più di pazienza e bisogna migliorare assolutamente in quelle situazioni. E a sorpresa gli azzurri Zielinski, Lobotka e Rachmani sono scesi in campo contro la Juventus, a sorpresa perché l'ASL 2 di Napoli aveva imposto l'isolamento ai tre giocatori dopo uno stretto contatto con un positivo al Covid. A livello amministrativo i tre rischiano una sanzione che va da 400 a 1000 euro. Passando alla questione sportiva però non è ancora chiaro cosa succederà, visto che è una casistica totalmente nuova e non coperta dal regolamento della Serie A, oltre che dal protocollo recentemente approvato dalla Lega Calcio. E finisce 1-1 anche tra Sassuolo e Genoa, mentre Spezia Verona e Sampdoria Cagliari terminano entrambe sull'1-2. E il Milan comincia nel migliore dei modi il 2022, il girone di ritorno, battendo a San Siro la Roma per 3-1 e portandosi a meno 1 dall'Inter capolista. Infine sfuma la terza vittoria di fila della Lazio, frenata 3-3 dall'Empoli. I biancocelesti agganciano provvisoriamente Roma e Fiorentina al sesto posto. Il basket NBA, Barrett decide la sfida avvincente tra New York e Boston. Con questo successo i Knicks scavalcano i Celtics al decimo posto ad est. Settimo successo in fila per Memphis, che supera facilmente Detroit. Golden State, senza le proprie stelle, perde a New Orleans e cede il primo posto ad ovest ai Suns, che battono i Clippers grazie alla tripla doppia di Chris Paul. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. RDE presa diretta. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Travi Meteo. Situazione per la giornata di venerdì, con un minimo di bassa pressione che dal Tirreno meridionale si muoverà verso lo Ionio, altrove invece momentaneamente un lieve aumento della pressione atmosferica. Andiamo a vedere quello che succederà con la mappa più nel dettaglio, zoom precipitazioni Mediterraneo. Possiamo vedere dei fenomeni tra Sardegna, Sicilia e poi estreme regioni meridionali peninsulari, quindi la parte ionica ed il Salento. Meglio al centro-nord. Nel dettaglio, difatti, ritroveremo qui una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, invece ancora variabilità all'estremo sud, sul basso Adriatico, il versante ionico e la Sicilia, con occasionali brevi piovaschi, clima ventoso, venti tesi tra maestrale e grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo. Spot break. Ci siamo! Il nuovo almanacco Barbanera è finalmente in edicola con l'oroscopo 2022 e il calendario La Luna in Casa, un'edizione davvero imperdibile. Barbanera festeggia 260 anni di una tradizione ricca di utili consigli e buone pratiche per la casa, il benessere, l'orto, il giardino e la vita di tutti i giorni, seguendo le fasi della luna e il corso delle stagioni. Barbanera, da 260 anni l'almanacco degli italiani. Buon compleanno Barbanera! Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori.
340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345-9945-637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.